Allora, il libro si intitola Psicologia e alchimia della coppia, trasformare se stessi attraverso le relazioni. Quello che attira è il titolo forse, ma l'essenza del libro sta nel sottotitolo, nel senso che non è un libro d'alchimia, non è un libro di psicologia e non è un libro sulla coppia, ma è un libro sulla trasformazione di se stessi. L'alchimia c'entra, perché l'alchimia ci parla di trasformazione del piombo in oro, che però è l'aspetto più manifesto dell'opera di trasformazione che operavano e operano gli alchimisti. È in realtà una trasformazione della persona, perché assieme alla trasformazione nella materia, l'alchimista opera una trasformazione nel suo interno, nel suo spirito, trasformando la materia in spirito e poi in anima. Questo lo fa attraverso la liberazione dell'impurità della materia. Il piombo, liberato da tutte le impurità, ritorna ad essere quella quintessenza, quella che chiamano pietra filosofale, che altro non è che la materia originaria dalla quale si può ottenere l'oro senza impurità. Quindi che cosa dobbiamo fare noi? Imparare a trasformare noi stessi. Qui ci sono delle indicazioni, non c'è il segreto dell'alchimia, chiaramente ci sono delle indicazioni. Imparare a trasformare noi stessi eliminando tutti quei condizionamenti egoici che ci comandano durante tutto l'arco della giornata, durante tutta la vita, e che ci portano ad agire in maniera automatica. Questo ci impedisce di contattare quello che gli alchimisti chiamano nucleo d'oro, che è qualcosa di simbolico, ma è un principio. Il nucleo d'oro è il principio della congiunzione degli opposti. Nel nucleo d'oro, dicono gli alchimisti, il re e la regina convivono in armonia perfetta, in un matrimonio chimico, in un matrimonio perfetto. Re e regina non sono altro che il simbolo del maschile e del femminile, che sono i due opposti per eccellenza, ma che sono congiunti, come sono congiunti nel principio creatore, che è quello che ha dato vita a tutto il creato. Infatti quello dell'alchimista, il compito dell'alchimista è quello di ritornare a quello che i cabalisti chiamano Keter, cioè il primum movens, il principio creatore, Dio, la natura, il Tao, chiamatelo come vi pare, all'essenza creatrice. Questo appunto attraverso la liberazione di tutti questi condizionamenti. La coppia è proprio l'atto pratico e lo strumento per la trasformazione, perché nella coppia c'è il maschile e il femminile. Noi spesso nella coppia ci mettiamo in antagonismo, spesso vediamo l'altro, a volte ci competiamo, a volte lo giudichiamo. In realtà l'altro, che sia maschio o femmina, incarna quello che è il nostro principio opposto che abbiamo all'interno, quello che Jung chiamava animus e anima. L'uomo ha un principio femminile al suo interno che risuona con la donna. La donna ha un principio maschile all'interno che risuona con l'uomo. Il compito è quello di combinare in un matrimonio perfetto questi due principi, così da superare appunto tutti questi condizionamenti. Vi consiglio di leggerlo chiaramente, perché è un libro molto interessante, ma perché ho fatto una gran fatica a scrivere.